Ultima fermata, Lille. Oggi allo stadio Pier Mauro in La Francia, campione in carica, ospita la Croazia per la prima giornata della finale di Coppa Davis. L'ultima Davis Old Style, come si è stati abituati a vederla con i match in casa o in trasferta e il tabellone classico. Dal prossimo anno si cambia qualificazioni a febbraio e una settimana di finali a novembre. Un format, quello introdotto dalla Cosmos di Pechino ma votata comunque dall'Assemblea della Federtennis Internazionale, che piace a pochi perché allunga di un'altra settimana la già lunga stagione del tennis. Yannick Noah, capitano della Francia e vincitore dell'insalatiera sia come giocatore che come tecnico, tra i principali detrattori della novità si presenta oggi con una squadra senza fenomeni, ma spinta dallo spirito di squadra. Jeremy Chardy e Joe Tsonga, preferito a sorpresa a Puglia, sono i due singolaristi schierati per i singolari della prima giornata. Chardy, numero 40 al mondo e chiamato in squadra dopo il forfeit per infortunio di Gasquet, affronterà nel primo match il croato Borna Coric, mentre Tsonga, precipitato al numero 259 del ranking per aver saltato quasi tutta la stagione per infortunio, se la vedrà con Marin Cilic. Noah ha scelto Chardy per le sue doti di attaccante, ho l'impressione che in Davis, chi attacca poi vince e Jeremy è un grande attaccante. Coric, anche se al momento è più alto in ranking, numero 12 contro numero 40, non si sente favorito contro il francese, alla prima finale siamo 50 e 50, ha spiegato il 22enne che si allena da Riccardo Piattimeno, ho perso due volte contro Chardy e l'ultima proprio sulla terra. Desktop minore di Spentlas uguale notification barra spangazzettat cherry slim, copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto azzardo, l'esclusione di Puglia dai singolaristi a favore di un giocatore come Tsonga è parsa piuttosto azzardata. Il capitano francese, che lascerà la panchina ad Amélie Mauresmo dopo la finale, non è nuovo a colpi di testa, la forza di questa squadra è avere tre atleti perfettamente in grado di giocare in singolare. Lo Tsonga di questi ultimi tempi, tornato in campo soltanto a settembre dopo sette mesi fuori per un problema al ginocchio destro, è nettamente sfavorito contro un Cilic reduce dalle finals di Londra. Sembra però che il capitano sia rimasto ben impressionato dalla forma di Joe, padre da pochi mesi, durante gli allenamenti. E il giocatore ha confermato: quando stavo male e facevo fisioterapia l'unica cosa che riusciva a motivarmi era il pensiero dei momenti stupendi che avrei passato in campo, e tra questi c'era sicuramente la Davis.